Ciao ragazze, bentornate o benvenute sul canale se siete dei nuovi. Ciao ragazze, bentornate o benvenute sul canale se siete delle nuove iscritte. Oggi un look un po' diverso. Non ho cambiato colore di capelli, ma questa è una parrucca del sito Eva Hair. Fatemi sapere se vi piace. A me non mi dispiace, mi ci devo un attimino abituare, però la trovo un po' sbarazzina, carina. È un look un po' diverso dal solito, diciamo. Allora, oggi, come avete potuto leggere dal titolo, andremo a parlare dei top 10 di Moola Cosmetics. Vi avevo chiesto su Instagram quale brand, sia su Instagram che in realtà anche sotto il video, l'ultimo video dei top 10 che avevamo parlato di NYX, ve lo lascio qui in alto nelle schede, quale sarebbe stato il prossimo brand che volevate vedere sul canale. E in molte ne avete votato o Moolac o Puro Bio, quindi diciamo questi erano i due brand che sono stati più richiesti. Poi ovviamente Lino Banfi si fa sentire. Io ci posso spezzare la noce a capocolla, questa è anziena, è pecchetto, però la quinta vertebra della spina dorsale ce la posso rompere. Ovviamente su Instagram ho fatto un sondaggio, quindi se non mi seguite su Instagram seguitemi, perché lì diciamo parliamo in maniera un po' più diretta, vi chiedo consigli, vi faccio vedere un po' di novità, e quindi se vi fa piacere seguitemi anche lì. Allora, vi ho fatto un sondaggio anche su Instagram e tra Moolac e Puro Bio avete scelto Moolac. Ovviamente quello di Puro Bio arriverà presto, però come priorità abbiamo scelto Moolac. Prima di cominciare il video fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto, quali sono i vostri prodotti di Moolac preferiti e qual è anche per oggi il prossimo brand che volete vedere nel prossimo top 10 brand. Io direi di iniziare subito perché sennò 20 minuti di video. Come primo prodotto abbiamo Nike, che fa parte della linea contouring in crema di NYX. Io Nike lo utilizzo come correttore. Mi piace tantissimo perché va molto a minimizzare le mie occhiaie, mixato insieme a Demetra, che è questo qui. Quindi faccio un mix di questi due prodottini e devo dire che mi trovo da Dio. Tra l'altro Demetra anche è un prodotto che utilizzo quando voglio andare anche a schiarire leggermente il colore delle mie sopracciglia. Quindi lo prendo con un pettinino, questo per farvi capire, lo passo all'interno della cialda e poi vado a pettinare le sopracciglia. E in questo modo si vanno a schiarire, faccio questo effetto ombre. E questi due prodotti sono molto versatili, quindi potete utilizzarli sia come contouring anche per andare a correggere le vostre discrumie. Se lo volete applicare come correttore, come ho fatto io, per non andare a segnare questa zona, vi consiglio di applicarlo solo qui e di sfumarlo leggermente, altrimenti avendo una texture un po' più densa rischiate veramente di segnarvi tanto, soprattutto se avete il contorno occhi un po' secco. No, ho schiaffato l'unghia dentro Demetra. Ma perché? Perché noi donne con le unghie? Anche per questo video vi scelgo varie tipologie di colori in modo tale che voi possiate scegliere quello che più vi piace in base alla vostra carnagione e ai vostri gusti. Anche per quanto riguarda il contouring mi piacciono tantissimo le polveri di Moolac, in particolar modo Hypno, che è appunto un tono freddo ideale per realizzare il contouring, ma mi piace anche scaldarlo leggermente con Ade. Quindi questa combo di due colori per la mia carnagione è super chiara e perfetta. Come vedete dal si applica benissimo, si sfuma molto molto bene e sono un mix perfetto. Ovviamente non li vedete tantissimo consumati perché non vado a realizzare il contouring tutto il giorno e per consumare delle cialde da contouring ce ne vuole parecchio, per cui sono dei prodotti che utilizzo quando voglio vedermi un attimino un po' diversa o per quando voglio uscire la sera e vedermi un po' con un make up un po' più completo, però diciamo giornalmente difficilmente vado a realizzare il contouring. Molte di voi mi chiedono se per il contouring, se sia le prime armi, è meglio quello in crema o quello in polvere e se quello in polvere va applicato prima della cipria o dopo la cipria. Allora, io vi dico la mia personale opinione in base a quella che è la mia esperienza su me stessa. Per quanto riguarda il contouring in polvere lo trovo più semplice rispetto a quello in crema. Poi dipende che tipologia di contouring vi piace. Se vi piace un contouring molto pronunciato, quello in crema vi permette di avere un effetto
un po' più evidente, però ci sono prodotti come lo stick di Kiko che vi avevo fatto vedere nei miei preferiti, che vi lascio qui in alto, che si sfuma benissimo, quindi dipende anche dalla texture del prodotto. Però se siete, diciamo, alle prime armi, vi state avvicinando adesso al mondo del contouring, vi consiglio quello in polvere e lo applicate sempre dopo la cipria, prima fondo, poi cipria e poi contouring, altrimenti se applicate le polveri sul fondo appiccicoso rischiate di farvi delle macchie, mentre se applicate il contouring in crema prima della cipria, mi raccomando, altrimenti andate a fare un pastone schifoso. Per quanto riguarda i blush, anche qui ve ne avevo parlato nel mio video dei preferiti, adoro due blush. In realtà mi piacciono tantissimo in generale la categoria blush di Mulac, perché sono i blush che mi durano in assoluto più di tutti quelli che ho provato finora, e vi faccio vedere due colorazioni che sono quelle che utilizzo di più io insieme anche da sole, però magari vi può piacere più una rispetto a un'altra. Sono Belle e Bambi, come vedete entrambi abbastanza usati. Bambi meno usato perché l'ho scoperto relativamente dopo rispetto a Belle, però li sto usando tantissimo ogni giorno, e o li mixo insieme per andare a creare un blush che non sia né troppo aranciato né troppo caldo né troppo rosato, oppure li utilizzo da soli, come in questo caso li ho utilizzati insieme e mi piacciono tantissimo. Poi i blush di Mulac potete davvero modularli. La moto, comunque le moto nei miei video sono sempre presenti, ma mi devo aprire un negozio che vende moto, perché altrimenti non si spiega, questo è un segnale del destino. E potete benissimo modularli, quindi avere un effetto leggero o un effetto un po' più evidente, davvero hanno una texture fantastica. Per quanto riguarda gli illuminanti, qui c'è una sezione molto ampia, soprattutto per me perché veramente li adoro. Penso che gli illuminanti Mulac siano quelli che riflettono la luce in maniera migliore. E per quanto riguarda la categoria illuminanti in polvere, adoro tantissimo Eros, che è quello che ho utilizzato di più in assoluto, ma anche una new entry, che è Glowy Bunny e non Mirror. Io chiamo sempre Mirror, ma in realtà è Glowy Bunny, ragazze. Mi piacciono da morire. Uno è freddo, l'altro è caldo. Li adoro da soli anche qui e li adoro anche qui mixati insieme, come vedete dall'applicazione. Fantastici. Per la categoria illuminanti in crema, lui, sì, quello che è rimasto di lui, è il mio preferito, che è Gleam. Fantastico. È la colorazione che sul mio incarnato si fonde proprio come se fosse la mia anima. Cioè, diventiamo un tutt'uno, diventiamo una cosa sola. Bellissimo, fantastico. L'ho utilizzato tantissimo anche sul corpo prima che uscissero gli illuminanti per il corpo di Mulac. Quindi, se vi piace questa tonalità, veramente è un prodotto super versatile. Potete utilizzarlo per il corpo, per il viso. E trovo che sia la tonalità forse che stia meglio a più tipologie di incarnato. Dalla più chiara a quella leggermente più scura. Veniamo adesso invece appunto all'illuminante ultimo, vi giuro che è l'ultimo, ve lo prometto, che è il Oh My Gold, e mi piace da morire. È bellissimo il packaging, è bellissimo questo packaging, è bellissimo il packaging, e tra l'altro questa colorazione, come dicevo, che è la gold, l'ho utilizzata tutta quest'estate, cioè da quando è uscito a quando appunto è arrivato nelle mie mani, e l'ho trovato fantastico. Nonostante non fossi molto abbronzata, era il colore perfetto per me, perché non andava a scurire le zone in cui lo applicavo, ed è bellissimo, vi dà un effetto super glowy, quasi stato di bronzo. Mi piace tantissimo, potete utilizzarlo anche prima del fondo, dopo il fondo come illuminante, a volte l'ho utilizzato anche come base per gli altri illuminanti. Fantastico, se vi piace risplendere d'immenso, il prodotto che fa per voi. Ora parliamo degli ombretti. È una palette che ho amato tantissimo per quello che ho potuto utilizzarla, perché non è che gli ombretti si possono consumare facendo il buco, però diciamo quella che ho utilizzato di più di Mulac è sicuramente la Daily Mood. Una palette fantastica, ha delle tonalità che per questo periodo autunnale sono wow, bellissime. Per quanto riguarda gli ombretti di Mulac, trovo che alcuni ombretti matte siano un po' gestibili, nel senso che non sono quegli ombretti che appena toccate la cialda
prelevano tantissimo prodotto, quindi ad esempio per queste prime tre tonalità, quelle della prima fascia, dovete modularle voi, quindi prendete poco per volta il prodotto, nel senso che, come vi spiego, l'ombretto è pressato benissimo, per cui non preleva subito tanto prodotto, ma avete la possibilità di modulare il colore. Trovo che questa sia una cosa molto importante negli ombretti, perché se non avete tantissima manualità rischiate di fare appunto delle macchie. Mentre quelli là cremosi, cioè nel senso quelli metallici che hanno una texture leggermente cremosa, li amo, sono fantastici, si fondono, diventano veramente cremosi e hanno una texture e una brillantezza veramente fuori di testa. Vi faccio vedere ad esempio questo che si chiama Red Bush. Ciao Pamela. Guardate, con una sola strisciata quanto è pigmentato ed è bellissimo anche come va a riflettere il colore. Diciamo che quelli metallici di Mulac sono tutti i miei preferiti e anche quelli matte, soprattutto questi in questa palette, sono veramente dei colori molto molto particolari. Una palette, dicevo, che non è che è particolare ma non è da tutti i giorni, è la palette Toxic, questa dei glitter, e sono appunto questi che indosso, sono magnifici. Questa base qui vi permette davvero di far applicare il glitter in maniera perfetta, non si muove per tutto il giorno, è anche waterproof. Tra l'altro sia gli ombretti che i glitter non fanno fallout, quindi è una cosa molto importante, soprattutto se come me realizzate prima la base del make up occhi. Non so, mi piace fare così, non mi chiedete il perché, so che no, solitamente è preferibile fare prima il make up occhi e poi la base, proprio per evitare di sporcare la propria base, ma mi piace fare il contrario perché riesco a lavorare meglio sugli occhi avendo una base fatta bene. Per cui questi prodotti per me sono un must have, in quanto non avendo fallout per il mio modo di truccarmi sono perfetti. Ai lipstick di Mulac Cosmetics, che sono, come vi ho sempre detto, i rossetti migliori in assoluto che ho mai provato per quanto riguarda qualità, prezzo e durata. Veramente un rapporto qualità-prezzo credo che sia fantastico, calcolando che superano, secondo i miei gusti, di gran lunga anche quelli MAC. E in particolar modo ci sono due colorazioni che io amo alla follia, e la prima è Milf. Un colore caldo davvero bellissimo, molto particolare, che dovete assolutamente avere perché è fantastico. E l'altra colorazione è Rudolph. Adoro, 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 bellissima. Ve le faccio vedere, magari sbocciate vicino, giusto per avere anche un'idea delle due tonalità, perché sono molto diverse. Questo è Milf e questo è Rudolph. Guardate, sono veramente, magari vi sboccio un po' meglio Milf, perché sono due colori completamente diversi, veramente super super belli, che vi fanno delle labbra. Veniamo ora al penultimo prodotto, ve ne ho parlato, sta riparlato e riparlato, e sono praticamente le Velvet Ink di Mulac Cosmetics. Anche qui ci sono tre tonalità che preferisco. Ovviamente, ripeto, vi sto facendo vedere le categorie di prodotto, poi le tonalità vi faccio vedere quelle che preferisco io, però ovviamente poi ognuno sceglie in base ai propri gusti. In My Body Suit è quella che mi piace in assoluto più di tutti, perché è molto versatile, la potete usare di giorno, di sera, vi fa delle labbra super in amorrich, sono bellissime, cioè, è una bellissima colorazione, e quindi sicuramente dovete averla nel vostro reparto nude. Passiamo poi a un altro colore che può o meno rientrare nei nude, che è Fancy, ma è un nude un po', non è proprio nude, io lo classifico nei nude ma non è nude, non so perché per me è un nude, ed è appunto questo qui. Ve lo faccio vedere sbocciato insieme a Milf e Rudolph, nel caso qualcuna di voi si stesse chiedendo se fosse simile a Rudolph o a Milf. In realtà è abbastanza diverso ed è bellissimo, fantastico. Mi piace molto la texture di queste Velvet Ink, perché sono molto molto leggere, quindi non le sentite assolutamente sulle labbra, e personalmente sulle mie labbra durano tantissimo. Poi i rossetti liquidi sono molto personali, dipende dal pH della vostra saliva, dalle vostre labbra, per cui la durata può essere o meno relativa, però ovviamente se mangiate non è che il prodotto può durare più di tanto. Io vi consiglio comunque
di portarlo sempre dietro, perché qualora mangiate qualcosa di oleoso lo ritoccate, e anche se effettuate un'altra applicazione sopra quella che vi è rimasta, non si va a crepare o a creare effetti strani. Un'altra colorazione è questa, che è Potter Clay, non so perché ce l'avevo in mano mentre parlavo, comunque è quella che indosso, ed è una colorazione molto particolare, difficile da trovare in giro, per questa l'adoro, ed è appunto questa qui. Vi ho messo tutti gli swatch vicino per farvi vedere come sono diversi tra di loro, sono delle tonalità totalmente diverse, sono più o meno tutti sui toni, per me nude, nel senso che non sono dei rossi, quindi li vedo un po' malva, un po' nude, a parte Potter Clay che è sull'arancio. Sono dei colori che per me rientrano nei nude, che indosserei tranquillamente anche di giorno. Ora veniamo all'ultimo, l'ultimo prodotto di Moolah, ed è questo olio per capelli. E come potete vedere, non ce n'è più. Allora, ora, a meno che io non mi sia fatta un bagno in questo prodotto, l'ho finito, nel senso quasi terminato, perché un bel giorno ho deciso di portarlo con me in viaggio e la bravissima Pamela non aveva chiuso bene il prodotto, per cui tutto l'olio si è svuotato nella valigia, al che panico, paura, iniziato a uscire tutto dalla valigia. Ovviamente la valigia sono riuscita a lavarla, è rimasta profumata per un mese e sono riuscita a recuperare questa piccola quantità di olio che devo dire che ancora mi dura, perché ne metto veramente pochissimo prima di asciugare i capelli e dopo aver asciugato i capelli. Questo è il primo prodotto nella linea capelli di Moolah, che devo dire che la profumazione è qualcosa di fantastico, lasciate veramente la scia quando lo applicate, e lo sto amando, lo utilizzo sempre quando asciugo i capelli e a fine piega, mi piace da morire, vi lascio i capelli super morbidi. Ho provato a fare la differenza a metterlo e non metterlo utilizzando sempre gli stessi prodotti per capelli, tranne appunto questo, e la differenza devo dire l'ho notata tantissimo. È un prodotto che vi consiglio assolutamente di cuore, vi lascia veramente i capelli super morbidi, e io l'ho quasi terminato e lo ricomprerò sicuramente. Questi erano i miei top 10 per quanto riguarda Moolah Cosmetics. Fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri prodotti preferiti di Moolah Cosmetics e qual è anche per oggi il prossimo brand che volete vedere. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo in un nuovo video. Ciao!